No, dicevo che ho cercato di arrivare alla macchina e ce l'ho fatta, però adesso che sono qua non mi posso muovere perché c'è ghiaccio, c'è grandine e sotto c'è l'acqua, circa, non so, saranno 50 centimetri d'acqua. Dopo che abbiamo spalato l'acqua da noi, abbiamo visto questa situazione, allora con tutte le pale che abbiamo, i ragazzi che c'erano sono venuti a dare una mano. E bisogna aiutarsi, sono tempi in cui tutti dobbiamo metterci del nostro.